Le ultime due trasferte del Pescara a Chiavari sono state infauste e hanno rappresentato un crocevia in negativo e un cambio di inerzia per gli allenatori che sedevano sulla panchina bianca-azzurra. Nel febbraio 2020, dopo essere subentrato al dimissionario Luciano Zauri, Nicola Legrottagli arrivava con due vittorie in altrettante partite e in terra ligure il 2-0 inflitto dalla Virtus è stata la sua prima sconfitta e anche la partita che ha aperto quella falla che a cavallo della pandemia ha portato il Pescara fino ai play-out e prima ancora all'esonero del tecnico pugliese. Lo scorso dicembre Roberto Breda, che stava risollevando il Pescara dalla gestione Oddo, 8 punti nelle prime 5 partite della sua gestione, ha subito una disfatta, 3-0, il secondo KO della sua conduzione, che ha fatto sprofondare di nuovo il Pescara con tanto di esonero giunto oltre un mese dopo. Come se non bastasse, il Delfino a Chiavari è a secco di gol da 4 partite e l'unica volta che è andato a segno è stata in occasione del Blitz del 2015, 2-5, che è stata anche l'unica vittoria in casa della Virtus Entella. Insomma, considerate queste premesse, è bene che Gaetano Oteri tocchi ferro perché la prossima gara sarà proprio in casa dei Diavoli Neri di Gennaro Volpe. Oltre alla scaramanzia, ad Oteri il compito di trovare le soluzioni più opportune per interrompere questo periodo di difficoltà. Si spera solo passeggero, perché in caso di mancata vittoria c'è il serio rischio che il Pescara, dopo 8 giornate, sia già a meno 7 o meno 8 dalla vetta. Impensabile, specie dopo un buon inizio di campionato. La pessima direzione di Maranesi di Ciampino è stata decisiva nella sconfitta con la Reggiana, lo ha sottolineato Oteri, ma lo hanno sottolineato un po' tutti. Non è la prima volta però che il tecnico siracusano si sofferma sulle decisioni arbitrali. Nel frattempo il suo Pescara imbarca acqua da tutte le parti, 11 gol in 7 giornate, una media insostenibile per una squadra che punta la vittoria del campionato. E se c'è un prezzo da pagare per fare un calcio molto offensivo, questo si sta rivelando troppo salato. Il Pescara segna con regolarità, ma non è mai andato oltre le due reti in una singola gara. In compenso, la fase difensiva è un colabrodo. Le potenzialità della rossa sono enormi e Oteri è chiamato a farle uscire e soprattutto a trovare equilibri e definire gerarchie in tutti i reparti. La rosa è stata interamente sondata, ma ora bisogna fare uno step in più per avere maggiori certezze. Di contro, il Pescara si troverà una Virtus Entella che pure lei ha incontrato più di qualche problema. Retrocessa, con una rosa importante, ha già perso 3 partite, ha 2 punti in meno e una difesa che ha fatto addirittura peggio del Pescara. Insomma, lunedì prossimo i punti saranno già pesantissimi. Riscatto o inizio di una crisi sono gli scenari che si profilano per entrambe, a seconda del risultato.